Bellissima, oggi la testimonianza che la prima lettura tratta dal Deuteronomio ci racconta di Mosè. Sappiamo che Mosè di fatto non entra nella terra promessa e che Mosè in questo momento si sta rivolgendo al suo popolo e in modo particolare a Giosuè perché possano ancora una volta essere forti, fidarsi di Dio e poter finalmente entrare nella terra promessa. Chi è Mosè? Mosè è l'uomo che non muore mai. È l'uomo eterno, l'uomo che crede nella fecondità di Dio, l'uomo che sa che Dio continua sempre la sua opera. Lui in fondo è quel piccolo di cui parla il Vangelo, è l'uomo che si fida totalmente di Dio, lui non entrerà, non vedrà la terra promessa, non saprà gli eventi che verranno dopo, ma in ogni caso qualunque cosa succederà, qualunque siano le modalità, i tempi, lui si fida di Dio perché lui sa che Dio è quel pastore che, persa una sola pecora, le lascia le 99 per trovare l'una sola. Quindi sa, l'ha sperimentato questo. E che allora chiediamo di essere come Mosè, ma non perché ci convinciamo, non perché lo vogliamo, ma perché abbiamo sperimentato come Mosè questa presenza di Dio Padre che per noi, con noi e in noi mostra il suo infinito amore. Buona missione.